sua presentazione semplicemente per dire che abbiamo deciso, ringrazio il Rotary, ringrazio il professor Mauro La Luce dell'invito, abbiamo deciso di parlare dei Beatles in occasione del mezzo secolo dalla loro prima incisione. Ieri era 50 anni che i Beatles incidono il loro primo 45 giri, l'11 settembre del 62. Le canzoni sono molte, quindi lascio la parola immediatamente ad esse e ogni tanto magari faremo qualche rapido intervento di contestualizzazione. Abbiamo ricostruito una sequenza in sei gruppi di brani che loro bravissimi eseguiranno a partire dall'inizio. Quindi queste canzoni che sentite adesso, che sono Love Me Do e She Loves You, sono le canzoni che individuano la prima fase della storia dei Beatles, cioè i Beatles sono un gruppo di Liverpool che conquista l'Inghilterra. Questa è la prima fase. Non partono benissimo, come sappiamo, perché la storia dei Beatles è anche questa, la storia di su quattro ci hanno due famiglie disfunzionali dentro, cioè due famiglie che non esistono sostanzialmente, tre sono irlandesi in Inghilterra, stanno a Liverpool che è una città disastrata dalla guerra, insomma, due sono orfani, ecco. Ma sono anche l'esemplificazione del fatto che tra il secondo dopoguerra e i primi anni 70 molte cose sono o sembrano possibili. La Voodoo. You know I love you. How long will it be true?
Dopodiché, dal 66 in poi, solo un terzo parla d'amore. Parole non adattissime, però She Loves You ha una cosa interessante, perché She Loves You è una canzone in cui c'è un uomo che parla di quello che ha sentito dire da una ragazza. Tutto questo è stato studiato molto attentamente da letterati, eccetera, i quali ne hanno dedotto che qui c'è una prima apertura verso il mondo femminile, cioè un modo diverso di considerare le donne. Il rapporto di genere, tant'è vero che questo favorirà l'attenzione del pubblico femminile giovanile, soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, le ragazze americane sentono che nei Beatles c'è qualcosa di diverso, ad esempio di meno aggressivo di Presley e così via. Dico ragazze americane perché nel frattempo, febbraio 1964, i Beatles approdano negli Stati Uniti e ci approdano con una canzone che Emiliano, che sa tutto dei Beatles, anche Matteo, insomma, ecco. Esce nel dicembre del 1963 ed è poi il trampolino di lancio. A me è capitato, lavorando negli Stati Uniti, intervistando diverse persone, di sentire che questa canzone, che è I Wanna Hold Your Hand, non dico che avesse cambiato la loro vita, però aveva segnato qualcosa di profondamente diverso. Se voi andate a vedere le autobiografie di un certo numero di donne attive negli Stati Uniti, femministe e non molto attive, vi diranno nell'autobiografia che I Wanna Hold Your Hand è stata la canzone che ha scatenato una sensibilità diversa. I concerti dei Beatles del 64-65 aprono al fatto che le donne vanno per la prima volta, ragazzine giovanissime, vanno da sole a sentire un concerto, in gruppo. Si produce una specie di sororità femminile, chiamiamola così, da sociologi, di tipo nuovo. I Wanna Hold Your Hand e l'altra è invece l'esordio dei Beatles al cinema.
E
durante il secondo film che girano, Help, che è un film su una setta indiana, e quindi c'è una pesante ironia nei confronti degli indiani. Tra le tante cose che ci sono sul set, c'è anche un sitar, che è un po' il simbolo della musica indiana. Harrison ci incespica contro, e da questo comincia una storia che invece diventa una storia postcoloniale, perché Harrison aprirà con l'India un rapporto assolutamente diverso da quello che hanno intrattenuto gli inglesi a lungo. Allora, Yesterday, In My Life, Norwegian Wood, e poi Taxman e Eleanor Rigby. Yesterday, oh, my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yes. Thank you.
started to laugh. Up the rise in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do writing the word of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him work, darning the socks in the night when there's nobody there. What does he care? Church and was buried along with the name. Nobody came. Father McKenzie wiping the dirt from his hand as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Tecnico, no? Ma i Beatles passano attraverso
passano attraverso, sono al centro di una fase di fortissima transizione delle tecniche di registrazione. Passaggio attraverso registrazioni su più piste e quindi opportunità di fare lavori più sofisticati. Lavori più sofisticati in studio che diventa, per alcuni versi, con la strumentazione dell'epoca, difficile riprodurre dal vivo, perché nel frattempo hanno cominciato a esibirsi, sono il primo gruppo che lo fa, nei grandi stadi. Noi siamo abituati a pensare ai gruppi, ai cantanti che si esibiscono negli stadi, questo comincia nell'estate del 65 allo Shea Stadium, e sono i Beatles a farlo con una strumentazione ancora assolutamente inadatta, insomma. Ecco, e con, pensate, giravano con due persone che gli stavano dietro ad aiutarli a cambiare gli strumenti. Nell'estate del 66, quando esce Revolver, vanno in Giappone, e se voi vedete il filmato della registrazione di Budokan, l'esibizione a Budokan, che dura come sempre 35-40 minuti, facevano due concerti a serata, vede Paul McCartney impegnato prima di tutto a tenere fermo il microfono. Il suo primo problema è questo, questo microfono va su e giù, va, va di lato, eccetera. Ecco, questo per dire cosa voleva dire suonare dal vivo all'epoca, e questo induce la difficoltà. Pare che Ringo Starr capisse che canzone stavano suonando dal modo con cui si muovevano i piedi davanti a lui, insomma, che Ringo Starr era quello che dava il là a tutto quanto. Ecco la forza di Ringo Starr, no? Sta dietro, ecco. A un certo punto, nel 66, alla conclusione di una tournée statunitense faticosa e per certi versi disastrosa, nella quale non si sono assolutamente sentiti tra di loro mentre suonavano, agosto 66 è l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles. Hanno fatto 1400 concerti dal vivo dal 62 a questo momento. E George Harrison dice: io mai più. Cioè, io esibirmi dal vivo in queste condizioni non lo farò mai più. Allora, dopo una serie di discussioni, si decide che il gruppo non si esibirà più dal vivo. Il gruppo si sposta in studio. E qui nasce appunto una fase in cui, correggetemi naturalmente voi gli esperti, le cose si complicano ancora di più. Si complicano ancora di più perché a questo punto, da un lato c'è molto più tempo, dall'altro ci sono molti più soldi, quindi le decisioni non si fanno in un giorno. I Beatles non hanno nemmeno bisogno di prenotare le sale di registrazione, ecco. Possono stare settimane, mesi, dall'altro ancora, lontano dallo studio, finisce che la tendenza, soprattutto di Lennon e in parte di Harrison, ad affidarsi alle droghe diventa progressivamente sempre più forte. Il 66 è stata la scoperta definitiva dell'acido lisergico, e con l'acido lisergico Lennon va avanti fin quasi al 68 all'incontro con Yoko Ono, quando poi passerà all'eroina. E noi sentiamo infatti delle sonorità di questi brani che vengono incisi tra la fine del 66 e poi il 67, c'è di mezzo qualcosa che appunto loro ci faranno sentire subito, come Strawberry Fields Forever, e poi c'è il grande long play Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che è del 1 giugno 1967. Sentiamo delle sonorità, in parte le abbiamo già sentite in Revolver del 66, che risentono di questi tempi che sono modificati, alterati dall'acido e in generale dalle sostanze. Da un lato c'è un flusso ispiratore, dall'altro c'è però anche la tendenza che comincia a serpeggiare a inseguire le proprie vocazioni. Loro mi ricordavano giustamente prima, avete sentito brani come Yesterday, Norwegian Wood, Eleanor Rigby, Taxman, si comincia già a sentire chi l'ha scritta e chi la canta, quindi o Lennon o McCartney. McCartney tenderà a scrivere delle storie, Lennon parlerà sempre quasi esclusivamente di se stesso, a partire da Strawberry Fields Forever che sentiamo adesso, che è un ricordo completamente modificato dalla memoria e dall'acido, e dal senso di solitudine che lo attraversa, essendo tornato ormai a casa. Questi adesso stanno a casa, non vanno più
canzone che in parte viene associata all'acido, come sapete, Lucid in the Sky with Diamonds, LSD, e che fa parte di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Siamo arrivati a questo punto al 1967. Le cose sono davvero molto complicate, ci mettono settimane a incidere Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever, Lucid in the Sky with Diamonds. Che suoneremo dopo a dopo Lucy in the Sky with Diamond. John Lennon la rischiò grossa perché si sbagliò, invece di prendere un quello che oggi si chiamerebbe Prozac per rinvigorirsi, prese l'LSD per sbaglio e nel bel mezzo della sessione di registrazione cominciò a aver paura del microfono, Dio, sto per morire, e l'ignaro George Martin, il loro produttore, gli disse: beh, andiamo a prendere una boccata d'aria sul tetto. E ci andarono, per fortuna non successe niente, ma come dire, rischio grosso.
non portate mai insieme al Prozac dell'LSD nella stessa tasca, perché potreste sbagliare. Sul tetto. E mai sul tetto. Gruppo canterino di surf e crescono però notevolmente. Ecco, una delle storie interessanti di questi anni è la crescita di queste persone e l'accelerazione della crescita. Arrivano a fare un disco davvero notevole che è Pet Sounds, che esce nel 1960.
che è uscito nell'autunno del 1966, quando l'aveva sentito Paul McCartney era rimasto davvero colpito, l'idea era quella di rispondere, e la risposta appunto è Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's contende a Pet Sounds il titolo di primo concept album, cioè per la prima volta si fa un 33 giri, e notate, i 33 giri stanno diventando importanti. 65, 66, 67 è il passaggio dal 45 al 33 giri. E i 33 giri stanno diventando importanti come pensati, questo Sgt. Pepper's, come una serie di storie in qualche misura collegate. Qui c'è la storia di una banda sgangherata, di un gruppo musicale sgangherato da altri tempi, che presenta una sorta di spettacolo, ecco, Sgt. Pepper's, con sempre al solito Lennon che parla di sé anche quando dice Lewis in the Sky with Diamonds, e McCartney che racconta delle storie. Questo è l'acme dei Beatles. Tra questo momento, tra Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour, che è un extended play che uscirà nell'autunno del 67, questo è il momento più alto, secondo gli studiosi, della parabola Beatles, che continuano, dicevo, a guardare contemporaneamente agli altri e che sono sotto una crescente pressione, perché nel frattempo il mercato musicale si allarga, cominciano a emergere le figure di gruppi con i grandi chitarristi virtuosi. I Beatles non hanno un chitarrista virtuoso, George Harrison non lo è, come insomma grande solista, ecco, tant'è vero che in una recente bella monografia sulla storia dei grandi assoli, Harrison è citato soltanto per quella nota di A Hard Day's Night, ecco, che avete sentito prima, insomma, ecco, la nota di A Hard Day's Night è questa, 1, 2, 3, 4. Però una nota, no, è quello che ha fatto dire a Rolling Stone, alla rivista Rolling Stone, George Harrison non ha mai sbagliato una nota comunque. E se ricordate di contestare questa cosa, perché suonava la slide in maniera assolutamente divina. Ecco, vedi, quindi allora, ma io essendo un fan beatlesiano sono ben contento, abbiamo recuperato Ringo Starr, recuperiamo anche George Harrison, ecco, quindi vedete la testimonianza del chitarrista di vaglia. Allora dicevo, non hanno però, diciamo, il virtuoso che faccia i 10 minuti da solo, tipo Jimi Hendrix o Eric Clapton, che nel frattempo stanno emergendo. Allora, tutto questo per dire che c'è pressione che si sente anche all'interno, e all'interno nel frattempo sta crescendo la pressione delle singole personalità. I due fratelli maggiori, Lennon e McCartney, è cambiato ruolo, Lennon è quello che ha fondato i Beatles, ma almeno dal 65, sicuramente dal 66, un po' per le droghe, un po' perché il matrimonio va a rotoli, eccetera, eccetera, non è più il leader dei Beatles. Il leader dei Beatles a questo punto, dal 65 al 66, è Paul McCartney, personalità molto diversa, un rigorosissimo workaholic, ecco, attraversato da un'etica del lavoro che assolutamente, ecco, Adam Smith non si sarebbe sognato, ecco, e questo comporta dei problemi, anche perché nel frattempo sta crescendo la terza figura, che è George Harrison, che comincia a presentare composizioni sue, abbiamo sentito prima Taxman, no? Ecco, tutto questo crea tensione all'interno, dobbiamo immaginare il campo magnetico sull'esterno e quello all'interno, un mondo che nel frattempo dobbiamo far corta, ma come sapete sta cambiando velocissimamente. 67 è l'anno della psichedelia ed è l'anno dei figli dei fiori, è l'anno della cosiddetta estate dell'amore, è l'anno dunque della California, e i Beatles rispondono a tutto questo non senza difficoltà, anche perché il 67, l'agosto del 67, è l'anno della morte del loro manager Brian Epstein, che è stata una figura decisiva, molto importante. Notate, è l'incontro a Liverpool fra tre irlandesi, su quattro Beatles tre sono irlandesi e un ebreo, che rinnovano un rapporto molto forte dal punto di vista esistenziale e commerciale tra questi due gruppi etnici messi da parte. Non bisogna dimenticare, c'è anche questo nella storia dei Beatles. E
fa fatica e farà sempre più fatica a tenersi insieme, tanto più col procedere degli eventi e col fatto che il 68 è anche il 68, è anche il 68, è anche la mobilitazione giovanile, è la contestazione, è l'emersione della questione del genere, la definitiva affermazione e emersione della questione razziale. E rispetto al 68, anche i Beatles, o almeno uno di loro, John Lennon, pensano che forse ci si debba pronunciare. Ed ecco allora, 68, la canzone Revolution, una canzone molto controversa, una canzone nella quale Lennon dice io sono da con voi, dice agli studenti, eccetera, se c'è bisogno tireremo fuori qualcosa, vi appoggiamo, ma non contate su di me se si tratta di usare la violenza. Ma è molto indeciso, torna in sala di decisione e ci incide sopra un ma chissà, count me out, count me in, braccio di ferro con i produttori, escono entrambe le versioni. La cosa interessante è questa: la versione veloce, rock, è quella in cui dice count me out, ma il brano è decisamente, come dire, 68. Ecco, la versione in cui c'è count me out e in sullo sfondo, più lenta, è quella invece in cui il tempo si è rallentato. Notate la, come dire, l'intreccio di temi e di motivazioni. 68, Revolution, e a Revolution Paul McCartney, che è la, come dire, la faccia appunto workaholic, manageriale, che vuol far andare avanti la vita, risponde con Hey Jude, che è una canzone più pacata, ed è una canzone che è, come sapete, è stata scritta di fronte al dramma del figlio di Lennon, a petto dello sfasciarsi del matrimonio del padre e dunque della perdita del padre. McCartney vede questo bambino che si chiama Julian tristissimo, perché ha saputo che il padre se n'è andato con Yoko Ono, e gli dice: Hey Julian, non te la prendere, no? Ecco, prendi una canzone triste e rendila migliore, rendi la tua vita migliore. Hey Julian suona male e viene trasformato in Hey Jude. Revolution, Hey Jude, siamo nell'estate del 1968. Hey, don't make it happen.
pensata anche per essere cantata collettivamente. Questa è una caratteristica delle canzoni dei Beatles. Yellow Submarine, che è una canzone molto banale, fu cantata spesso a Berkeley durante l'occupazione studentesca. Perché? Perché gli studenti di Berkeley volevano cantare qualcosa di rivoluzionario. Qualcuno attaccò la Marsigliese, non la sapeva nessuno. Qualcun altro attaccò l'Internazionale, meno che mai gli Stati Uniti. Allora qualcuno pensò di cantare Yellow Submarine e tutti gli andarono dietro. E tra l'altro Yellow Submarine, come sapete, è una canzoncina che poi c'è dentro un po' di utopia dentro, no? Perché dice vorremmo vivere in questo famoso sottomarino. Ne fu tratto un film che è stato appena restaurato e che tornerà adesso nelle sale. I Beatles nell'estate del 68 passano attraverso una crisi, se ne va Ringo Starr, che poi ritorna, sembra che se ne voglia andare anche George Harrison a un certo punto, e poi soprattutto vorrà andarsene un po' più tardi, tant'è vero che a un certo punto i Beatles pensano, Lennon pensa di sostituirlo con Eric Clapton, cioè uno dei chitarristi più importanti dell'epoca. Questo per dire che il gruppo è in difficoltà, si vanno cercando ognuno un po' la sua strada, e nonostante questo incidono un album che passa alla storia come l'album bianco, perché ha la copertina completamente bianca, che si chiama The Beatles, e che esce più o meno attorno a Natale del 1968. È un album meno riuscito di Sgt. Pepper, perché è più eterogeneo, si sentono i problemi che lo scricchiolare della macchina Beatles, eppure ne escono tre brani come Happiness is a Warm Gun di Lennon, Blackbird di McCartney e While My Guitar Gently Weeps, e qui sentiamo di nuovo George Harrison. She's not the girl who misses much. Do 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 do. Oh yeah. She's weatherproof with a touch of a velvet hand, like a leaf on a window pane. The man in a crowd with his multicolored mirror holds his up mail books, lying with his eye while his hands are busy working all the time. It's a confession of his wife, which he gave and donated to the National Trust. I need a fix, cause I'm going down to the pits that I left up town. I need a fix, cause I'm Mother Superior jumped the gun. 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 Into the light of the dawn, black night.
harper singing ended of May. Take these broken wings and learn to fly. Oh, your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Personalità artistica. Lennon ha studiato ma non ha completato nessuno dei quattro Beatles, ha fatto moltissimi studi, in particolare
tensione che è aggravata anche dal fatto che McCartney vorrebbe suonare, tornare a suonare dal vivo. Harrison è assolutamente contrario, Lennon sì o no, e anche questo aumenta le discussioni, si fanno appunto a più riprese ipotesi di tornare a fare dei concerti e soprattutto di tornare a suonare senza le sovraincisioni, senza il super lavoro da studio. Così parte un progetto all'inizio del 1969, spinto da McCartney, che dice torniamo insieme, torniamo indietro, get back. Get back, no? Get back vuol dire molte cose, vuol dire anche torniamo indietro, torniamo alle origini, riproviamo. Voleva dire anche un'altra cosa, voleva dire anche in origine era una satira di un politico di destra, Enoch Powell, un politico anti-immigrati pakistani, che chiedeva che i pakistani venissero ributtati da dove venivano, e il testo originale diceva infatti "Dig no Pakistanis", non vi piacciono i pakistani, tornate indietro dove, da dove venite. Dentro c'era anche però proprio questa idea, torniamo alle origini, che i Beatles ritorni alle origini, questa è l'idea di McCartney. E allora attorno a questa idea si mette in moto l'idea di incidere un disco, un nuovo disco dall'inizio del 69, inciderlo e contemporaneamente riprendere l'incisione del disco. È un disastro pieno. Nemmeno un mese e Harrison se ne va. E nasce l'ipotesi appunto di Lennon che dice ma chiamiamo Eric Clapton. Yoko Ono è sempre presente, appunto. Se voi vedete Let It Be, che poi è la registrazione di questo film, film tra l'altro diretto da Lindsay, da Michael Lindsay Ogg, che era il figlio di Orson Welles, quindi si erano scelti un bravo regista, che infatti riprende minuziosamente. Il film è terribile, non fanno altro che litigare, ci sono problemi di ogni tipo, eppure a un certo punto salgono sul tetto e fanno quell'ultimo concerto sul tetto 30 gennaio 1969 e lì sembra di sentire i Beatles, insomma, sostanzialmente, no? Ecco, che provano appunto a incidere sto disco, interrompono, riprendono, lo fanno senza George Martin che si è tenuto da parte, ha capito che quello è un grande disastro, meglio tenersi da parte. George Martin è il mitico loro produttore, ma nel frattempo i rapporti sono cambiati, come adesso sono i Beatles ad avere il boccino in mano, no? Avere il controllo della situazione, ma non sanno dove andare, o fanno fatica a decidere dove andare. Allora, registrano questi brani e questo film, che finiranno poi in un disco che uscirà nel 1970, l'ultimo disco, una specie di disco postumo, che sarà il disco Let It Be, sarà poi chiamato Let It Be. In origine doveva chiamarsi Get Back, li sentiremo dopo questi brani. Adesso invece sentiamo due brani dall'ultimo disco inciso, effettivamente dai Beatles, spero che sia chiaro. Gennaio-aprile 69 provano a fare tutto questo guazzabuglio che poi diventerà Let It Be, ma dentro quale sono canzoni appunto come Let It Be, come The Long and Winding Road, eccetera. Across, no? The Universe. Across the Universe, ecco. E altre. E poi c'è anche un altro problema, che senza Brian Epstein la situazione finanziaria sta andando a rotoli. E anche questo contribuisce a dividere il gruppo. Paul McCartney vorrebbe che le cose venissero affidate a suo suocero, che è un famoso avvocato newyorkese che si chiama Eastman. No? Ecco. Lennon, Harrison e Ringo Starr decidono di affidarsi invece al manager dei Rolling Stones, un delinquente, si chiama Alan Klein, un autentico delinquente, che però ha la parola molto rapida, sa fare i conti e soprattutto ha imparato a memoria perfettamente le canzoni di John Lennon, per cui quando si incontrano comincia a fare citazioni. Lennon, facile all'adulazione, almeno in quella fase, si prendono Alan Klein. Hanno bisogno decisamente di soldi e anche per questo motivo che tornano in sala di incisione dalla primavera del 69 e fanno questo disco che uscirà poi come Abbey Road nel settembre del 1969, che è un disco di nuovo molto eterogeneo, molto discontinuo. È un disco che viene inciso in notevole misura con i vari Beatles che incidono dei pezzi, no? Ogni tanto si incontrano, ma sono tornate le sovraincisioni, i rapporti non sono rimasti.
esatto, citando le nome senza era, sapere che era Frank Sinatra. con tutto rispetto per la nostra storia, Frank Sinatra, la Fontana Buona, eccetera, ma l'altro brano invece è un brano di John Lennon ed è Come Together. Something Come Together. Tracks me like no other lover, and something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. There's somewhere in this life she knows that I don't need. Somewhere in the sky that shows me. Don't want to leave now. You know I believe in her. You asking me where my love grows. I don't know. Two shine, he's got two jam football, he got a monk from the kitchen. Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Right.
disco nel luglio del 69. Luglio-agosto ritocco al disco che esce nel settembre. La storia dei Beatles sostanzialmente si chiude qui. Tre di loro si ritroveranno ancora nel gennaio per ritoccare un brano del disco successivo, che come ho detto è un disco postumo, perché sono quelle canzoni che hanno inciso tra gennaio e il marzo-aprile 1969, in quella situazione di forte tensione che era stata invece in parte superata nella registrazione di questo disco. Abbey Road è registrato di nuovo con George Martin alla guida e è un po' una specie di liberazione. Infatti il brano finale si intitola The End, e i Beatles, che durante il disco raccontano la storia della loro divisione, sono brani in cui si dice, dice mi dai soltanto quei tuoi buffi fogli ma non mi spieghi la situazione. Paul McCartney che si rivolge al manager Alan Clark. Non mi dai mai i tuoi soldi, mi dai solo quei buffi fogli, quelle buffe carte. E The End, infatti, chiude, c'è in realtà una chiusa, come sapete, con una canzoncina dedicata alla regina, uno sberleffo nei confronti della regina Elisabetta, ma un affettuoso sberleffo nei confronti della regina Elisabetta, e la storia sostanzialmente si chiude qui. Nel frattempo, 69, Lennon va a Toronto e fa per la prima volta un concerto da solo, niente meno che con Eric Clapton, con un nuovo gruppo che si chiama Plastic Ono Band, ecco, e i quattro si stanno muovendo ognuno in direzioni separate, fino alla dichiarazione che arriverà nell'aprile del 1970, dichiarazione che ricordo come ferale l'anno della mia maturità, ecco, saputo che i Beatles si separavano, era praticamente finita la vita, ecco, e aprile 1970, ecco, cade il governo Wilson, si sciolgono i Beatles, finisce un'epoca. Ma in realtà ci sono quelle famose canzoni registrate, c'è questo film, c'è La macchina da far andare, e quindi esce questo ultimo disco, ripeto, postumo sostanzialmente, che si intitolerà Let It Be, dovrà chiamarsi Get Back, si intitola invece Let It Be. E da questo ultimo disco, disco quindi di addio, sentiamo adesso due brani, entrambi di Paul McCartney, due ballads di Paul McCartney, che ha guidato per l'ennesima volta sostanzialmente anche questo disco. Una è Let It Be stessa e l'altra invece The Long and Winding Road. Thank you.
long and winding road that leads to your door. We'll never disappear. I've seen that road before. Crying for the day. Thank you.